Qual è stato l'impatto sulle clienti di quella tipologia di lavoro? Devastante. Attenzione, fermiamoci perché i capelli vanno curati. Per me il fatto di impresa è avere i collaboratori giusti. È l'unico modo che ti permette di uscire e soprattutto di scavalcare gli altri. Ma io non sono per tutti e soprattutto non voglio essere per tutti. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Siamo appena arrivati in uno dei posti più iconici di Dubai. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Allora ci siamo inventati, e anche qui siamo gli unici al mondo. Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni? In un'unica domanda, perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, in mezzo al deserto, direttore di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Ci troviamo a circa 20 km a nord di Milano e oggi andiamo a scoprire come mai per una donna il taglio, la piega, il colore rovinano i capelli. Entriamo nella prima spa per capelli in Italia. Oggi parliamo di un'azienda che si occupa di capelli, ma quello che vedremo non è un comune salone da parrucchiere, ma un centro specializzato che promette di riportare indietro l'orologio biologico del cuoio capelluto e di ridare ai capelli il volume, la lucentezza e la forza che avevano a 20 anni. Stiamo parlando del salone di Fabrizio Caldera, che dopo anni di ricerca, concorsi e Fashion Weeks, dopo aver lavorato con Roberto Cavalli, Valentino, Missoni e tanti altri, ha dato vita alla prima spa del capello, un vero e proprio tempio dedicato alla cura dei capelli che ha permesso a più di 40.000 donne di resuscitare e dare nuova vita alla propria capigliatura. Fabrizio ci racconterà come è scaturita l'idea che gli ha promesso di rivoluzionare un settore stantio come quello dei parrucchieri e quali sono le strategie che ha messo in atto per comunicare questa innovazione alle proprie clienti. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Dove ci troviamo qui dentro, in questo luogo? Beh, intanto siamo in questo meraviglioso paese, la grande city di Carano Pertusella, dove sono qui da 25 anni, anzi quest'anno farò il 25esimo. 25 anni sempre 25 anni in questo sempre qui, sì. locale. Ok. Il locale l'ho rifatto per 2 volte, questa è la seconda volta, e sicuro ci sarà anche una terza volta, perché non c'è il 2 senza il 3, quindi rifaremo per la terza volta questa spa. Nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare insieme, ci siamo conosciuti un po' di più, eccetera, eccetera, che questo agli occhi di, diciamo, una persona ignara di una serie di cose, sembra un classico salone da parrucchiere, e invece poi a un certo punto tu hai iniziato a dirmi: no, guarda, Manabi, che il taglio, la piega e il colore rovinano i capelli. Ci siamo resi conto in questi anni che arrivavano tante clienti con i capelli rovinati, quindi appunto rovinati dal colore, da un taglio magari non più che il taglio, parliamo proprio del colore, perché comunque il fatto del tecnico è molto importante a livello di chimica, e quindi abbiamo avuto davvero tantissimi capelli rovinati, soprattutto anche nelle ragazze giovani. Come si rovinano col colore i capelli? Utilizzando dei prodotti di bassa qualità. Io negli investimenti non mi sono mai fermato, e quindi è proprio nella parte del colore dove ho sempre fatto grossi investimenti. Tu ti rivolgi prevalentemente alle donne, cioè è un salone femminile, a differenza di tanti che magari sono misti, eccetera. Sì, perché non mi piace il fatto di collegare l'uomo alla donna, cioè non mi piace, siccome il mio spazio non è gigantesco, e quindi voglio la riservatezza, la cliente che arriva qui, che si sente a casa, coccolata, quindi cerco di fargli trovare l'ambiente di casa, tra virgolette, ovviamente, in un luogo professionale dove può respirare un'aria diversa dal mondo esterno. Lavori con praticamente il salone dedicato alla cliente nella maggior parte dei casi. Sì, 1 o 2 clienti, cioè solamente, quindi rimangono proprio sole. Tutto è nato
quando ero piccolo, che avevo 14 anni, il mio primo lavoro è stato a Como, da un grande maestro, Biraghi, che purtroppo è mancato alla svelta e mi ha insegnato tantissimo. Mi ha insegnato il fatto di cercare di coccolare una cliente per volta. E noi in questo salone eravamo in 27 collaboratori. Caspita. Quindi parliamo nel 1989, dove in questo negozio eravamo dentro in 27. Io non li conoscevo neanche tutti. Ho fatto un paio d'anni in questo salone e lì ho capito che non va bene, perché comunque lì diventa quasi proprio una catena di montaggio. Ed è una cosa che già dall'epoca non volevo. La catena di montaggio è un processo di assemblaggio utilizzato nelle moderne industrie. Questo processo, introdotto da Henry Ford nei primi anni del Novecento, consiste in un sistema di produzione con un nastro trasportatore su cui scorrono parti, componenti o semilavorati seguendo tempi prestabiliti. Questo processo porta numerosi vantaggi come l'aumento della produttività, la diminuzione dei costi e la velocità di produzione, ma anche svantaggi come la rigidità e quindi la difficoltà di modificare il processo produttivo e soprattutto la ripetitività delle mansioni può alterare il benessere dei lavoratori. E tornando proprio al colore, che cos'è che effettivamente c'è? Hai parlato del prodotto di bassa qualità, per cui il prodotto che in qualche modo costa poco. Sì. Ok. Ugualmente so, anch'io una, cioè siamo in due. Condividiamo una passione in qualche modo. Dicevo, però da quello che conosco so che ci sono diciamo i prodotti per colorare i capelli che uno si può comprare e si fa da solo, e poi ci sono i prodotti che più professionali che vengono applicati dai parrucchieri, eccetera. Cioè, che cos'è che non funziona nel processo che porta a rovinare i capelli? Quello che può rovinare i capelli a una donna è il fatto di andare in questi posti, prendere un colore che non è consono con quello che può usare lei e rischia di fare disastri. Ok. Ci sono dei colori che hanno delle spiegazioni magari troppo tecniche che la cliente non sa neanche cosa fare. Quindi diciamo che è proprio la composizione, nel senso che a seconda della composizione di quel particolare prodotto su un determinato tipo di capelli funziona bene, su un'altra tipologia di capelli invece può fare danni. È più o meno questo il concetto. Sì. Sposare una tecnologia completamente innovativa sul mondo del colore fa sì che queste cose non accadano. Però devi essere tu preparato innanzitutto tecnicamente e chimicamente per far sì che non fai errori sulla cliente. Quindi prima di fare un colore su una cliente c'è un percorso che parte dalla A, dove c'è la tricoanalisi, questa visita metodica appena arriva la cliente, che lì mi dà il là se si può fare un colore oppure no, ed è molto importante. Tante volte la maggior parte entrano le clienti, vogliono fare il colore e noi diciamo, signora, purtroppo in questo stato il colore non si può fare. Hai parlato della tricoanalisi, ci porti a vedere un po' che cos'è, come funziona? Certo. Che suppongo che io sulla mia testa sia difficile fare una tricoanalisi. No, si può fare perché comunque noi andiamo a vedere la cute, quindi okay. si può assolutamente fare. Diciamo che noi prevalentemente usiamo queste tre lenti che riusciamo a scoprire subito, immediatamente, con un tocco, con un click, se la cliente ha un'anomalia oppure no. E sulla mia testa senza capelli che cosa si vede? Si vedono i bulbi. Davvero? Vivi e quelli che stanno magari salutando. E li possiamo vedere? Certo. Vediamoli. Allora, adesso ti vado a fare una manipolazione della cute, quindi sì, un massaggio, in modo da togliere la tensione. Uh-huh. No, non sapevo che per fare questa prova della tricoanalisi mi guadagnavo anche un massaggio. Sì, perché va a stimolare la circolazione, che in questa parte non abbiamo nella testa. Quindi questa è un'ottica a luce bianca, quindi è proprio solamente ingrandito. Eccoli qua. Che storia. Questi sono i tuoi capelli. Che tu dici, magari non li vedi ad occhio nudo, però guarda quanti bulbi che hanno comunque all'interno il capello. Quindi io in realtà ho una folta chioma, ma per praticità la rado. Allora, io quello che noto è che appunto tu hai i follicoli completamente tappati. Ok. Nel senso che non ti respirano, è come se avessero un tappo sopra. Ok. Praticamente questo. Che quel tappo è dato prevalentemente da che cosa? Sebo, smog, un po' tutto quello che c'è nell'aria. Ecco, questi qua che vedi sono sempre bulbi,
La differenza è che questo c'è dentro il capello, questo qua è un bulbo che ci sta salutando. Il capello, ciao. Sì, non sta più crescendo. E quindi in questo caso, quando fate la tricoanalisi, andate a vedere prima la cute e poi ugualmente fate un ingrandimento del capello? Certo, okay. Andiamo ad analizzare con due ottiche la cute e poi con questa ottica si va ad analizzare proprio la struttura del capello, quindi diametro, okay, Cheratina, idratazione, cuticola, proprio lo stato della cuticola e si presenta comunque dentro un capello vuoto, decheratinizzato, un po' okay, Tutto. Invece questa qui è un'ottica polarizzata, quindi andiamo a vedere le infiammazioni del capello. Ok. Ah sì, è un'infiammazione a livello cutaneo. Teniamo conto che questa fascia è la zona nervosa, uh-huh, Zona dove tu sei più infiammato, quindi sei un po' stressato. No. Ecco, poi in questo caso che cosa andiamo a fare? Andiamo ad analizzare proprio un capello, quindi andiamo a prelevare un capello che è caduto naturalmente. Quando andiamo a toglierlo naturalmente, attaccato al capello all'inizio c'è proprio il bulbo, dove vediamo se c'è abbastanza idratazione, se la cute è sana soprattutto. Invece se andiamo a strapparlo il capello si sensibilizza e quindi è come se lo tagli a metà. Quindi poi appunto prelevando un capello, in questo caso non posso fare, andremo ad analizzare la lunghezza. Okay. Sì. E lo possiamo fare con lei? Certo. Quindi in questo caso siamo a caccia del capello. Che cade. Eccolo qua. Ho proprio detto una bella cosa, Sara, è proprio la differenza. Quando le clienti che sono in cura con noi da parecchio tempo, i capelli fanno proprio fatica a staccarsi. Nonostante dovrebbero cadere 100 capelli al giorno, certo, non si vedono però, cadono. Certo. Volevo provare a farti vedere il bulbo. Vedi questo puntino bianco che c'è sopra? Sì. Ok, questo qua è il bulbo. Il bulbo pilifero è la parte radicata del capello situata nel cuoio capelluto. Per capirci meglio, è come il vivaio da cui spunta e cresce il capello. Questa piccola struttura, che ha la forma di una piccolissima lampadina, è responsabile della produzione di nuovi capelli. Attraverso il bulbo, infatti, vengono forniti i nutrienti necessari al capello mentre si forma e si sviluppa. Quando si tratta di caduta dei capelli o di problemi di crescita, il benessere del bulbo pilifero gioca un ruolo cruciale. Quindi in questo caso è bianco, è giusto che sia caduto, perché comunque è un capello che sta bene. Allora andiamo ad analizzare tre parti, quindi la radice, ok, dimensione, quindi 91 micron, siamo già su una catalogatura di un capello grosso, una cuticola si può dire a tronco, perché è proprio dritta, non ha le squame aperte, uh-huh. E appunto questo qui è tutta la struttura interna del capello, quindi dove proprio sta il tronco. Quindi in questo punto si vede proprio tipo questo fascio di luce, è dove manca un po' di idratazione al capello. Andando poi appunto verso la punta, quando soprattutto su un capello decolorato manca cheratina, questa parte la vediamo completamente vuota, perché c'è solo la parte esterna e quella interna no. Quindi poi qua andiamo ad analizzare se ovviamente la radice è più sottile della punta, c'è qualcosa che non va. E quindi praticamente in realtà se non facciamo un lavoro di questo tipo non si può fare. Sappiamo che cosa stiamo facendo alla testa delle nostre clienti. Io non so neanche che detersione fare se non faccio questo lavoro, come lo faccio a capire? Perché magari la cliente mi dice io ho un capello grasso, sì, Magari sto utilizzando solamente il prodotto sbagliato, in realtà non è una cute grassa. Ok. È questo, quindi cioè non saprei da dove partire se non analizzo questo. E quindi per esempio avendo visto la mia testa e c'è questa infiammazione eccetera eccetera, io che cosa dovrei fare per trattare meglio la mia cute? Allora sicuramente come partenza un trattamento lenitivo che comunque ti va a togliere questa infiammazione. Okay. Sui tuoi capelli hai anche un'iperidrosi, quindi un eccesso di produzione di acqua e quindi dovresti andare a utilizzare uno shampoo purificante. In questo modo vai comunque a togliere e a far respirare la cute. Questa infiammazione man mano che la cute respira si leva e sicuramente il massaggio 5 minuti la sera. Come mai questa tipologia di tecnologia non è conosciuta, esatto, nei saloni eccetera? L'essere umano fa fatica a impegnarsi, studiare, applicare ed è quello che fa la differenza in tutte le cose nel mondo del lavoro. Sì. Se tu sposi un'attività e la vuoi fare come si deve, devi per forza prendere cura di questi strumenti e assolutamente utilizzarli. La cosa essenziale è risolvere il problema del cliente.
senza un mezzo che mi permette di sapere che tipo di anomalia al cliente, io non posso risolvere il suo problema. Tu hai lavorato per tanti anni con modelle, con stilisti, eccetera, eccetera. Mi raccontavi proprio che ti trovavi in qualche modo a dover fare dei miracoli per rimettere in sesto i capelli di queste modelle. È proprio lì che è nato il tutto, perché comunque inizialmente sembravano che tutti avevano questi capelli splendidi. E intanto avevano 20 anni e comunque il fatto di avere 20 anni i capelli comunque sono splendidi. Però cosa succede? Che se tu lì non ti accorgi della problematica che c'è sotto, poi 22, 23, 24 i problemi iniziano a uscire. Ed è lì proprio che ho visto i più grossi disagi a queste ragazze, su capelli veramente maltrattati. Maltrattati da colori, da decolorazioni, fatte proprio tanto per farle, ecco. Quando andavo a fare le sfilate, arrivava la modella e capitava che la modella aveva già fatto magari due o tre sfilate, quindi arrivava con i capelli impastati, con su dei colori buttati su. Cioè, comunque è normale che quando sei in quell'ambiente hai bisogno di fare subito delle cose veloci, prima che poi i capelli ne risentano. Ed è lì che mi è scattato il fatto di attenzione, fermiamoci, perché i capelli vanno curati. E questa cosa mi è scattata perché comunque vedevo queste ragazze che i capelli iniziano a rovinarsi veramente tanto. Poi, lavorando, vedendo che i clienti comunque arrivavano con i capelli rovinati, con i capelli comunque sempre disidratati, con i capelli secchi, ho detto aspetta un secondo, qua bisogna fare qualcosa di innovativo, qualcosa di grande per far sì che queste donne abbiano i capelli splendidi. Ed è quello che facciamo il giorno d'oggi. In un grande salone io ho bisogno di fare un tot numero di appuntamenti, eccetera, certo, eccetera, perché altrimenti i conti non tornano. E per cui al contrario uno potrebbe dire, ma quindi come fai a dare, diciamo, in utilizzo tutto il salone a solamente una barra due clienti? È perché evidentemente hai costruito un'offerta commerciale che ha margini diversi rispetto al salone da battaglia, mettiamolo in questo senso. Io porto sempre il paragone delle compagnie aeree. Sì. Tu puoi fare lo stesso viaggio, solo che lo stesso viaggio lo puoi fare in maniera diversa. Sì. Ci sono delle compagnie aeree che lo stesso viaggio ti fanno sognare. Sì. Quindi adesso mi viene in mente la prima classe. Sì. Ovviamente è certo che l'aereo è lo stesso, però un conto è fare il viaggio in prima classe o in first class, un conto è fare il viaggio in economy. Hai delle comodità diverse, hai un'attenzione diversa, hai una cura diversa ed è ineccepibile che una ha un prezzo e una ha un altro. Un'offerta commerciale è una proposta chiara e completa presentata da un'azienda a un potenziale acquirente per vendere un prodotto o un servizio. L'offerta deve essere ben strutturata e includere informazioni dettagliate, vantaggi e condizioni, cercando di attirare il cliente e stimolare le vendite. Creare un'offerta con un prezzo superiore rispetto alla media di mercato può posizionare su una fascia alta, detta premium, ma è essenziale comunicare in modo convincente i motivi di questo prezzo elevato, evidenziando qualità superiori, caratteristiche uniche, esperienze o servizi esclusivi. Attenzione però a non confondere l'offerta con il prezzo in offerta dei negozi. L'offerta è il metodo più efficace per andare a mercato. Mettere il prezzo in offerta e quindi lo sconto per intenderci non è quasi mai la strategia migliore per far crescere un'azienda. Tutt'altro. Tu sei partito in qualche modo come stilista anche del capello, verticalizzato sul taglio, eccetera, eccetera, e poi piano piano nel tuo percorso professionale ti sei evoluto in questa nuova modalità dove effettivamente non sei più tu in prima persona a lavorare in tutto il ciclo di vita del servizio con la cliente, ma c'è il tuo staff, ci sono le ragazze, eccetera, eccetera. Com'è stato questo passaggio? Non ho mai lavorato da solo. Cioè, per me il fatto di impresa è avere i collaboratori giusti. Sono nato in un'epoca dove l'errore era visto come non sei capace, una tragedia, e quindi siccome ho vissuto queste cose, ho sempre detto il giorno che avrò i collaboratori dovrò cercare di trattarli bene, perché mi devo ritrovare sempre in quel momento dove io soffrivo e nessuno mi aiutava. Io cerco sempre di dare il massimo aiuto ai miei collaboratori, li lascio fare quello che vogliono, se sbagliano pazienza, l'errore è umano e l'importante è non perseverare. Ovviamente mi fido ciecamente di chi lavora con me, non c'è miglior risposta che puoi avere da un collaboratore. Il fatto di avere la massima fiducia, tu hai il massimo riscontro. Oggi, quando una cliente entra nel salone, ugualmente la prima postazione, come abbiamo visto prima, è fare la tricoanalisi e da lì poi parte tutto. Ok.
Ma anche qui, visto che effettivamente anche dalla ricerca che abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo lavorato insieme, eccetera, non è una cosa così diffusa e conosciuta la tricoanalisi, ugualmente l'analisi del capello, eccetera, eccetera. Che cosa hai messo in campo e quali sono state le difficoltà nel piano piano educare le clienti a questa tipologia di processo? Che se sei convinto di un'idea e sposi quell'idea, è inevitabile che non tutti sposano quell'idea, ma io non sono per tutti e soprattutto non voglio essere per tutti. È una cosa che mi è sempre piaciuta, perché non puoi essere per tutti, è inevitabile, anche se so che tantissime donne vorrebbero essere seguite da noi, però purtroppo è impossibile perché hanno delle pretese che non si può. Quando tu capisci che una cute è malata, non puoi fare quello che vuole lei. Uh-huh. E qui dentro non è così. Qui dentro, quando una cliente nuova entra, lo sa prima di entrare dalla porta che non è il parrucchiere, è una spa per capelli, e quindi la spa per capelli, la prima cosa che fa, cura i capelli. Ci sono tante donne che non gli interessa curare i capelli e vanno in giro con i capelli rovinati. Poi ovvio che quando arriva a un certo punto che il capello dice qui, cosa facciamo? Urla, aiuto! E tante volte è troppo tardi. Perché è troppo tardi? Perché vogliono essere curate in poco tempo e purtroppo in poco tempo non si può curare. Qual è il tempo medio per curare correttamente i capelli di una donna? Se la donna è brava, anche in 3-4 mesi. Dipende sempre dall'impegno. Io dico sempre, paragono sempre la dieta. Tutti possiamo dimagrire, no? A patto che si fa una dieta come si deve. Se tu fai una dieta, puoi sgarrare un giorno. Questo è uguale nel nostro campo. Senti, prima dicevi che adesso le clienti quando arrivano hanno bene in testa che non stanno entrando in un parrucchiere, ma stanno entrando in una spa per capelli. Ma è sempre stato così o c'è stato un cambio? Allora, è sempre stato così. Perché comunque il mio input è sempre stato il fatto di non sono subito per tutti, perché ci vuole tempo per fare tutto. E la cosa che mi fa sorridere è quando magari chiamo una cliente nuova e mi dice posso venire a tagliare la codina. Però mi rendo conto che il parrucchiere passa per quel lavoro che lo puoi fare in qualsiasi spazio, perché comunque è così. Cosa che io tutte le volte faccio la guerra per queste cose, perché il dentista non va in casa a farti un'otturazione, l'idraulico se esce sono almeno 60 euro di chiamata, l'elettricista idem e il parrucchiere purtroppo no. Ed è questo che mi ha dato il là di non essere un parrucchiere ma di farsi uno spa per capelli. E questo concetto della spa per capelli, quando è stato introdotto proprio dicendolo in questa modalità? Beh, col tuo aiuto. Cioè, questo è stato... Perché comunque io ascolto moltissimo le persone, perché le persone secondo me nella vita fanno la differenza. Io ascolto tutti e se l'idea di chi mi sta aiutando è un'idea che sposo, perché non farla? Qual è stato il là che ti ha spinto a ugualmente chiamarci, fare un determinato tipo di lavoro, eccetera? Il tutto è partito appunto dal fatto di trovare questa persona. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strate Genius Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Che un bel giorno nell'ascoltare ho detto va, questo è quello che io ho sempre desiderato nella mia vita. Qualcuno che mi dice attenzione, fermati, non fare quello che fanno gli altri, cerca di differenziarti dagli altri. Aspetta, guarda questo video. Per caso perdi molti capelli quando ti fai la doccia? Li trovi a mucchietti vicino allo scarico? Li asciughi con il phon oppure ti piace modellarli con la piastra? Ecco. Questa situazione è la normalità di miliardi di donne. E quindi è partita tutto il meccanismo di parrucchiere del futuro, che mi ha aiutato veramente tantissimo nel sviluppare tutto quello che sono arrivato oggi. E poi nel momento del lancio ho incontrato tu, Manabio, che mi hai aiutato tantissimo nel mettere in campo quello che ho sempre voluto fare, però ovviamente non avevo, diciamo, le competenze per poterlo fare. Ed okay. È per questo che io credo molto nelle persone, perché le persone hanno le competenze giuste per farti fare il salto di qualità. Tutti mi dicono, caspita, ma sei sempre sui social, sei sui video.
Tutti dicono, quando sento gli amici, no, ma io faccio il video tanto per farlo, però mi dà fastidio. No, a me non mi dà fastidio, perché comunque so che è il futuro ed è questo. Ogni attività ha lo spazio per poter uscire, no? Nel mio caso dal salone e in un'azienda dall'azienda. Cioè, come posso farmi riconoscere dagli altri? Con l'aiuto di queste meravigliose persone. Senti, nel lavoro che abbiamo fatto insieme, noi abbiamo analizzato il mercato, abbiamo analizzato il modo che avevi di proporti, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto siamo arrivati a condensare tutto nella spa per capelli, la prima spa che è dedicata a curare i tuoi capelli, proprio per esprimere questo concetto di cura, eccetera, eccetera. E da lì abbiamo realizzato la pagina di presentazione, che è tra l'altro la pagina di vendita, con il video di vendita, eccetera, eccetera. Quando le hai viste insieme per la prima volta, e qui non mi sto concentrando tanto sul fatto che erano fatte bene o meno, era proprio, qual è stata la prima sensazione del, non so, finalmente sono riuscito, cioè finalmente adesso è chiaro quello che sto facendo, finalmente ho un modo che è immediato per presentare. Qual è stato il primo feedback nel vedere tutto il lavoro confezionato? Primo, è meravigliosa. Okay. Quindi non bella, non bella, è meravigliosa. E seconda cosa, non meno importante, è il fatto di dire finalmente ho qualcosa che ho sempre sognato e sono riuscito a, tramite il tuo aiuto, metterla in campo. Assolutamente. Cioè, senza quello, ombra di dubbio, non potevo fare quello che ho fatto fino adesso. Qual è stato l'impatto sulle clienti di quella tipologia di lavoro? Devastante. Devastante perché sono arrivato subito, mentre prima dovevo parlare, dovevo fargli capire qual è il metodo, cosa in mente di fare, cosa bisogna fare, cioè lì lo vedono subito, cioè lì butti proprio su tutto e senza i video secondo me oggi non puoi fare niente. Ci sarà anche un altro sistema, per carità, perché non è che è l'unico sistema. Per me, al giorno d'oggi, il video è il massimo che tu devi avere. Qual è, secondo te, l'ingrediente fondamentale che ti ha permesso di costruire questa impresa? L'impegno. Ok. Perché comunque ti devi impegnare a fare tante cose, ti devi impegnare tantissimo, devi ascoltare chi ha trovato i risultati. Io ho avuto la fortuna di frequentare persone che hanno avuto i risultati e quindi da loro ho imparato tanto. Qual è stato il momento più buio che hai vissuto nella storia di questa tua impresa? È quel momento in cui pensavi che ti stesse per mancare la terra sotto i piedi, hai avuto paura di dare il giro, di chiudere baracca e burattini? Non mi è mai successo, perché sono sempre stata una persona e sono una persona dinamica, quindi quando arriva il momento negativo lo metto subito da parte, lo cancello al volo, non mi faccio influenzare dagli eventi esterni, divento da solo, divento Fabrizio Caldera. Quando percepisco quest'aria, mi medito e cerco di capire cosa sta andando nel verso sbagliato, perché è nel momento di crisi che l'essere umano escono diciamo, tra virgolette, la genialità, ecco. Qual è il suggerimento che ti senti di dare a chi magari sta guardando questa puntata e sta magari attraversando un momento difficile in azienda, o sta pensando di lanciare una nuova attività, oppure sta per lanciare una nuova linea di prodotto, e sono quei momenti che ugualmente sono abbastanza impegnativi. Qual è la tua personale ricetta o comunque il suggerimento che ti senti di dare a loro? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Fabrizio vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. Innovare. Creando la prima spa del capello, Fabrizio ha rivoluzionato un mercato statico come quello dei saloni da parrucchiere. L'innovazione non solo ridefinisce standard e pratiche, ma crea anche nuove opportunità di crescita. In un mondo in continua evoluzione, l'audacia di abbracciare il cambiamento è la chiave per prosperare e distinguersi nell'affollato panorama commerciale. 2.
Liberare il potenziale dei collaboratori è cruciale per il successo aziendale. Concedere loro libertà e spazio per sbagliare favorisce l'innovazione e la crescita. La fiducia nei collaboratori non solo alimenta la motivazione, ma apre la strada a soluzioni creative e inaspettate. Lasciare che i talenti si esprimano liberamente crea un clima di collaborazione e stimola l'eccellenza, contribuendo a forgiare il successo dell'intera impresa. 3. Devi stare al passo. Per un'azienda, avere una presenza digitale, comunicare attraverso siti web, social network, utilizzando il linguaggio video, non può essere una scelta opzionale. Perché se non ci sei tu con la tua voce, significa che ascolteranno quella di qualcun altro. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la settimana prossima ci occuperemo di fitness e scopriremo come una giovane studentessa, nel bel mezzo della pandemia, grazie alla sua visione e tenacia, ha rivoluzionato questo settore. Sì, perché quella che vedremo non sarà una palestra tradizionale, ma un centro dove non ti devi portare il borsone con cambi, asciugamano, ciabatte e soprattutto non ti devi allenare per una o due ore, perché bastano 20 minuti per consumare l'equivalente di circa 800 calorie. La visione di Jasmine e del suo staff è quella di trasformare l'idea dell'allenamento da devo farlo a non vedo l'ora di farlo, e direi che sta funzionando, visto che da un singolo centro a Bologna in pochi anni ne hanno aperto più di 20 in tutta Italia. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Fabrizio e noi ci rivediamo la settimana prossima. Per far sì che la tua attività esploda, perché è proprio così, devi fare questo lavoro, perché è l'unico modo che ti permette di uscire e soprattutto di scavalcare gli altri. Perché tutti si fermano sempre lì a cercare la soluzione è più vicina a quello che uno possa pensare. Cioè, veramente, il video per me al giorno d'oggi è tutto, e soprattutto chi lo sa fare, trovare chi lo sa fare non è scontato. Quindi, ti ringrazio tantissimo per questo spottone. Ce l'ho qui davanti, quindi, ma no, è la realtà, è quello che ho provato io sulla mia pelle, quindi non... A prescindere che a me mi piace il fatto dei video, che io vado fuori di testa per queste cose, e anche durante il Covid ho studiato tantissimo per fare i video, le riprese e tutto, però un conto è farlo da amatoriale, un conto è farlo da professionista, ecco, e cambia tantissimo. In chiusura di questa puntata, per trovarti, per venirti a trovare, per prenotare una tricoanalisi eccetera eccetera, sito internet? www.fabriziocaldera.it. Perfetto. E possiamo anche dire che tutte le donne che stanno guardando questa puntata possono tranquillamente prenotarsi per venire a fare una trittanalisi gratuita. Noi siamo ben lieti. E scoprire questo mondo. Assolutamente. Soprattutto non ve ne pentirete. I risultati sono al 100% soddisfatta o rimborsata. Anche perché i risultati non guardate le nostre teste. Assolutamente. Quella è tutto un altro paio di maniche. Fabri. Grazie mille. Grazie a te. E di ridare ai capelli il volume. La ripetitività delle mansioni può alterare il benessere dei loro... Cazzo, filmi sta roba, che poi pensano che è bravo davvero. Filmi sta roba, va bene.